Malviventi arroganti e votati alla sfida, o forse solo malviventi incapaci di calcolare il rischio e quindi pronti, come hanno fatto, a colpire praticamente in casa della Polizia Municipale, come quando hanno scassinato e prelevato l'incasso dello sportello Jolly collocato in piazza Macelli. I quattro della banda smantellata ieri dalla squadra mobile, con l'accusa di aver portato a termine almeno 6 colpi in poche settimane, non si sono preoccupati di non lasciare tracce prima, durante e dopo i loro raid. Sicuramente le condotte ricostruite nel corso delle investigazioni hanno denotato una quantomeno indifferenza nei confronti dei luoghi dove si trovassero gli esercizi, perché sono sia punti jolly che esercizi commerciali anche nel centro storico. Non furti studiati, non colpi organizzati, ma azioni estemporanee, pensate e fatte pur con le telecamere puntate addosso e sapendo bene di lasciare tracce decisive per le indagini. Tutti i soggetti ritenuti responsabili sono noti a questi uffici, inseriti nel contesto della criminalità diffusa, quindi con un gruppo di persone abbastanza modulare. Giornalmente probabilmente si incontravano nei luoghi di ritrovo e si organizzavano estemporaneamente per la perpetrazione degli episodi delittuosi.